Eccoci, buon pomeriggio da Alessio Buonpasso, buonasera, ci state guardando in replica, bentornati soprattutto ad A Tutto Campo, è il classico appuntamento, come sapete, dedicato all'analisi del weekend calcistico calabrese. Abbiamo una vagonata di gol da mostrarvi, dobbiamo farvi sentire anche la voce dei protagonisti, dobbiamo soprattutto celebrare, evidenziare, sottolineare con l'evidenziatore giallo, rosso, verde, blu, come volete, proprio il cammino della Crotone, una squadra straordinaria, un cammino straordinario, Crotone sempre più primo in classifica, in Serie B, Crotone davvero alla grandissima e non possiamo non parlarne con uno dei protagonisti di questa società, Salvatore Gualtieri, vicepresidente proprio pitagorico, buonasera, benvenuto, buonasera. Vicepresidente anche della Lega Serie B. Grazie, buonasera, buonasera a tutti voi. Approfondiremo i temi legati al Crotone, ma poi anche Lega Pro Serie D come sempre, insieme a Silvio Zizza. Ciao Silvio. Ciao, buonasera a tutti. E Maurizio Insardà. Ciao Maurizio. Ciao, ciao Alessio, buonasera a tutti. Insomma Maurizio, il cielo sopra la Calabria è sempre più rosso-blu. E rosso-blu per quanto riguarda il Crotone, sicuramente il rosso-blu, nel senso che è la protagonista di questo campionato di Serie B, che lo ha visto diciamo dalla seconda giornata. Al di fuori della prima, che è stata una prima giornata diciamo da dimenticare, ma forse anche da verificare, nel senso i lati negativi di quella sconfitta di Cagliari, dopodiché c'è stata questa grande squadra, tante vittorie, 12 vittorie su 18 gare, 40 reti, 30 gol, 40 punti, insomma è un cammino realmente straordinario della formazione di Juric. Molte volte, in tante lunedì, ci siamo detti realmente questa squadra dimostra di essere forte, questa squadra è in testa al campionato. Io ho detto già tempo fa, non è più una sorpresa ma è una certezza, perché comunque quando sei a fine dicembre non può essere una sorpresa. E ho detto anche un'altra cosa, a mio avviso, molto importante. Questa squadra gioca bene e se questa squadra continua a giocare sempre in questa maniera, si va in Serie A. Ma è automatico, perché vinci non facilmente, sei padrone del campo, lo sei stato contro il Cesena, lo sei stato ieri contro il Modena, anche se la partita di ieri secondo me è stata più difficile rispetto alla gara contro la formazione di Massimo Drago, ma lo sei stato anche in tantissime altre partite. E questa è una dimostrazione, perché se quando c'è la forza, io non credo, la fortuna ci può anche stare in determinate partite, vedi la gara interna contro il Novara. Però poi non è una casualità, non può essere una casualità, per questo godiamoci questo momento magico con la speranza e l'augurio che questo momento magico sia fino in fondo, cioè sia fino a maggio e poi c'è la possibilità di poter festeggiare questo ritorno in Serie A, cioè lo è stato il Catanzaro per tanti anni, c'è stata la Regina, per questo noi ci auguriamo che anche il Crotone riesca a raggiungere questo grande obiettivo. Hai detto godiamoci, perché poi insomma il Crotone diventa sempre più la squadra della Calabria, no? Di tutti i calabresi. Ma penso che sì, sia giusto, no? Cioè, al di fuori del campanilismo che possono avere i tifosi, ed ci sta e rientra nella normalità, però noi addetti ai lavori e poi il popolo calabrese, penso che sia giusto che vada a Crotone a vedere comunque partite già interessanti, perché ripeto, in Serie B già è un calcio diverso rispetto alla Lega Pro. E poi nello stesso tempo, sai, quando una squadra della tua regione ci può rappresentare in un territorio così difficile, particolare, complicato come quello della Calabria, penso che sia realmente un attestato di merito soprattutto a chi ha lavorato in questi anni con grande competenza, perché comunque se si arriva primi non si arriva così casualmente, alle spalle c'è un lavoro fatto realmente di grande professionalità da parte di Salvatore Gualtieri, dei fratelli Vrenna, di Peppe Orsino. Dal mio punto di vista sono loro i magnifici quattro, insieme a Juric, che quest'anno realmente è riuscito a concretizzare il lavoro fatto allora. Magnifici 5, vede proprio come la nostra grafica prontissima, magnifici 5, vi sentite un po' magnifici Gualtieri? No, beh, sono stato io l'autore di questo. No, beh. Emozionante sicuramente. Siamo veramente orgogliosi. È un onore per noi portare il nostro territorio Crotone e la Calabria, come diceva Maurizio, la Calabria, perché non dimentichiamo, a San Siro contro il Milan c'è stata una grande festa della Calabria.
aneddoti se ne possono raccontare a centinaia, gente che si è rivista lì dopo 40 anni, vecchi compagni di scuola che si sono rivisti, veramente, e questo è il bello del calcio, no? E sappiamo che noi abbiamo tanti calabresi, al di là del territorio di Crotone, abbiamo tanti calabresi in giro, nel nord Italia, a San Siro eravamo in 6.000, è chiaro che non erano tutti 6.000 di Crotone, quindi c'erano 6.000 e secondo me qualcosa in più anche di calabresi, sono venuti dal Belgio, dall'Olanda, dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Francia, era una cosa veramente spettacolare, questo per quanto riguarda l'aspetto. Poi per quanto riguarda lì i Magnifici 5, è bellissimo, veramente, veramente, però in effetti abbiamo un gruppo di ragazzi eccezionali, quindi i Magnifici sarebbero molto più di 5, però giustamente tu hai sintetizzato, hai sintetizzato una società, una dirigenza che appunto, come dicevi tu, come vedo lì nel tabellone, è molto alla fine... È molto flessibile, è molto, molto semplice la nostra struttura. Un po' quasi una famiglia, no? Siamo noi quelli che avete messo lì. Gianni e Raffaele Vrenna e il sottoscritto, che sono nella dirigenza con loro da 25 anni, insieme a mio fratello che è anche nel consiglio di amministrazione, e Peppe Ursino, il nostro numero uno, il nostro, devo dirlo veramente. Devo fare una citazione a parte. Devo fare una citazione a parte per il nostro direttore sportivo, veramente un grande, un numero uno, ha portato tanti, tanti giovani e anche meno giovani, rubando il tempo alla concorrenza, riuscendo sempre a fare una squadra, soprattutto non è un mistero, no, noi non ne facciamo un mistero, perché il nostro territorio è quello che è, il Crotone Calcio è quello che è, parlo dal punto di vista economico, lo sappiamo, non ci siamo mai nascosti. Quest'anno una squadra veramente fatta a costo zero, la squadra che costa di meno in Serie B di tutto il 22, e Beppe Ursino è stato l'artefice di questo gruppo, merita veramente una citazione a parte, perché fare una squadra con un budget così e arrivare a questi livelli, poi è chiaro, c'è la dirigenza dietro, per carità, che fa la parte del leone, perché siamo poi noi come dirigenti che facciamo le scelte. Quest'anno tutto alla grande, un grandissimo allenatore, un grandissimo gruppo di ragazzi, un grande calcio, è così importante. Noi stiamo, è una squadra che già riscuoteva la simpatia, perché come si sa le squadre più deboli sono sempre più simpatiche. Quindi in questi anni, settimo anno consecutivo di Serie B, Crotone Calcio è cresciuto, intorno al Crotone questa simpatia, parlo a livello nazionale. Quest'anno invece, col calcio che sta facendo Juric e questi ragazzi, sono veramente, stanno conquistando gli appassionati di calcio. Sì. Tanta gente che mi chiama, al di là, che non tifa nemmeno Crotone. Sì, sì, sì. Però mi squadra dice, che diverte. Ma io guardo il Crotone. È una squadra che diverte tantissimo, e questo è l'aspetto molto bello. Chi va allo stadio realmente vede 95 minuti di spettacolo. Perché è una squadra che gioca di prima, una squadra veloce, una squadra che corre tanto, una squadra che comunque in ogni gara ha tantissime occasioni da gol, anche ieri traverse tre occasioni, bel gol di... Io Budimir lo chiamo Ursino, infatti chiamo Silvio e gli dico: Silvio ha segnato di nuovo Ursino, perché dato che è stato Peppe... Bisogna capire adesso molto quanto vale bravo Budimir, a individuare Budimir, questo ragazzo. Sì. Budimir, non lo dico io, ormai lo dicono tutti gli addetti, è sicuramente un centravanti da Serie A. Voi dovete riscattarlo, È già pronto la Serie A, sì. Il Mandzukic di Crotone. Praticamente è nostro, perché lo riscattiamo. Scoperta di Ursino, come diceva prima Maurizio. Del figlio addirittura, e quindi, sì, su consiglio mi risulta del figlio di Ursino, che beh, è chiaro, è figlio d'arte. Buon sangue non mente. Non poteva non essere anche lui attento e bravo, quindi sì, Budimir è un ragazzo che sicuramente ha già un bel valore, insieme veramente a un po' tutta la squadra, sì, si sta valorizzando, non dimentichiamo, ci sono, poi citarli uno per uno ormai, no, ma sarebbe... sono tutti, da Martella a Ricci, Martella è veramente un grande futuro, anche questo ragazzo, sì. Perché è un 93, Martella, altra scoperta di Ursino, addirittura preso dal Pisa. Aveva ancora il contratto col Pisa,
Quindi rescissione di contratto col Pisa, lo dico perché per Ursino è veramente, no, è per la società, certo, ora io cito Ursino ma è chiaro che c'è sempre la dirigenza dietro, per la società è un grande colpo, un ragazzo che addirittura ha il contratto ancora, siamo riusciti a capire la potenzialità del ragazzo, ha fatto rescissione col Pisa, lo abbiamo preso e ora io credo che, non vorrei esagerare, ma come terzini sinistri... Certo. C'è molto in Italia. Questo è un ragazzo che veramente può... Ora, l'euforia sarebbe per me, ma è un mio parere personale. Questo qua è un ragazzo che in quel ruolo lì ce ne sono pochi in Italia così forti. Può fare anche qualcosa, può dare anche qualcosa alla nazionale. Silvio, tu. Sì, stravolgiamo un attimo perché so che Maurizio è qui. No? Allora, fermiamoci al Crotone. Volevo aggiungere due cose. Qui, sì. Una, intanto che non è facile... perché sfatiamo un attimo il concetto che alcuni, ma pochissimi, no, dicono che il Crotone sempre va a prendere giocatori di fuori. Intanto non è facile andare a trovare i migliori giovani delle squadre, perché tanti dirigenti e amici di società importanti vanno a prendere giocatori. È ma difficile non tutti, anche che te li diano. Primo, ma secondo non tutti, il Crotone, tutti i giocatori che prendono, dopo vanno alla Fiorentina, alla Roma, ritornano, fanno grandi campionati, eccetera. E così faranno anche questi altri. Ma soprattutto voglio dire la mia sul fatto che, penso, come me tanti, non posso essere considerato un tifoso del Crotone, no? Indipendentemente dalle rivalità che è giusto che ci siano fra Lamezia, Crotone, Catanzaro, Reggio, eccetera, però... A me il Crotone mi ha fatto... Io sono innamorato del Crotone. Cioè nel senso che tutti sanno, per chi mi conosce, la mia malattia bianconera, diciamo così, no? E io quando c'è stato Milan-Crotone di Coppa Italia, e non solo, per me era come se giocasse la Juve. Cioè quando è stato Budimir, io sono saltato alla sedia. Di solito lo faccio quando gioco alla Juve. E lo stesso a Crotone-Cesena, con Maurizio, sembravamo due ultras. Ma perché? Perché in questo momento il Crotone è l'unica società che ci può far accorciare, lo diciamo sempre, quest'Italia, almeno nel calcio, e farci arrivare nel calcio che conta. E noi dobbiamo essere tutti crotonesi, anche se non siamo, come dire, tifosissimi da vecchia data del Crotone. Perché il Crotone in questo momento impersona la Calabria, cioè è come se ci fosse la Calabria in campo. E quindi le rivalità devono essere bandite in questo momento. Dobbiamo soltanto sostenere questa società e questi giocatori, perché fanno veramente... Di solito uno... sta in testa alla classifica, gioca male, è concreto, il Crotone gioca bene ed è primo in classifica. Quale migliore cosa? Un grande orgoglio tutto calabrese, diremmo, insomma, e lo sottolineiamo anche in questa sede, grandi emozioni anche ieri contro il Modena, guardate. Una cinquina che vale la fuga in vetta della classifica, una manita prepotente per dire a tutti che quest'anno, per centrare uno dei posti in Serie A, bisognerà fare i conti con il Crotone. I ragazzi di Juric asfaltano anche il Modena di Crespo ed infilano la quinta vittoria di fila, la dodicesima in 18 partite, l'ottava allo Shida che resta imbattuto, meglio anche del Carpide record dello scorso anno. I pitagorici fanno paura e sugli spalti c'è aria di festa. Fino alla mezz'ora tuttavia l'11 di Juric sembra più contratto del solito, ci prova Ricci a scuotere i suoi con un cucchiaio alla Totti, bravissimo Provedel a farsi trovare presente. Al 33esimo l'episodio che cambia la partita, Cionek rifila una manata a Ricci, l'arbitro vede tutto ed espelle il difensore del Modena. In 10 i canarini si difendono come possono e solo un grande Provedel tiene il risultato inchiodato sullo 0-0 fermando Budimir al 42esimo. Nella ripresa Capezzi sfiora la traversa al minuto 52, Budimir si mangia l'impossibile incespicando sul pallone, ancora Capezzi va vicinissimo al gol al 74esimo. La porta di Provedel sembra stregata ma Budimir non sbaglia, portandosi avanti il pallone con il petto e infilando il numero 1 Emiliano con un sinistro sporco. Esplode lo Shida che corre un solo brivido quando l'81esimo Belingheri si divora il pari, tutto solo davanti a Cordaz. Finisce 1-0 con i pitagorici che festeggiano il più 3 sul Cagliari e il più 5 sul Bari. Gualtieri, nel finale del servizio non si sentiva l'audio, ma insomma chi ha sentito e chi era Radio Stadio, l'originale, l'audio originale, una grandissima festa, un boato. Sì, c'è stato un boato perché insomma la partita, comunque come diceva Maurizio prima, io sono d'accordo, nonostante il Modena fosse in 10 è stata più difficile questa che quella col Cesena,
Col Cesena nel secondo tempo abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, si è capito subito che il Crotone onestamente era superiore. Mi dispiace per il nostro ex Massimo Drago, ma effettivamente era superiore. La rosa no, la rosa del Cesena è sicuramente superiore sulla carta, però il Crotone nel secondo tempo contro il Cesena dava veramente si capiva che diciamo avremmo vinto, insomma. Invece ieri per questo c'è stata questa esplosione, si è sofferto e noi facevamo una battuta a fine partita, il Modena senza fare nemmeno un tiro in porta in 10 forse poteva pareggiare, perché ha sbagliato un gol incredibile, sarebbe stata una beffa, no? Perché loro non hanno fatto un tiro in porta praticamente, eppure hanno avuto all'82esimo una palla incredibile. Anche questa qui, insomma, sì, questa è di però, però ecco, sì, c'è stato un boato pubblico, questa traversa, quindi insomma, alla fine come sempre abbiamo dominato, abbiamo meritato assolutamente la vittoria. Quindi. Gualtiera, adesso arriva il difficile, perché già per esempio il Modena, ma qualche altra squadra, arriva a Crotone o comunque affronta il Crotone con un altro piglio, perché è una squadra che comincia ad essere conosciuta anche dalle avversarie, ma soprattutto le avversarie giocano contro il Crotone, soprattutto a non prenderle, no? Sì, è vero, ma il campionato è così, è difficile, è stato difficile dall'inizio, ma devo dire che già nelle prime partite, diceva giustamente Maurizio prima, si era già intravisto questa squadra, il gioco e cosa avrebbe potuto fare. Io mi ricordo a Vercelli, quando vincemmo con la Pro Vercelli, a fine partita, parlando col presidente della Pro Vercelli, perché visti i rapporti in Lega, insomma, ci conosciamo un po' tutti, li conosco tutti e siamo anche in buonissimi rapporti con tutti, a fine partita mi diceva, proprio in merito a quello che diceva lei prima, mi diceva, noi avevamo già visto, sapevamo già come giocate, che siete una squadra forte, eccetera. Ma è tutta la settimana che il nostro mister studia la partita. Ma poi in campo non sono riusciti proprio... Questa è una squadra difficile da affrontare oggi. Che stordisce. Questo, veramente è andata oltre ogni più rosea previsione, chiaramente. Per questo siamo strafelici. È difficile da battere, secondo me, uno perché è una squadra che aggredisce tantissimo. Una squadra che nelle ripartenze anche micidiale... E poi è una squadra che corre tanto, cioè io lo dicevo proprio già nelle scorse settimane, cioè c'è una differenza proprio di corsa tra il Crotone e le altre squadre, per questo sarà bravissimo il professore Borelli, che voi conoscete benissimo per ovvi motivi, cioè per questo io sono fiducioso, perché sai, se mantengono questo ritmo, se mantengono questo tipo di calcio, ma c'è... Preso si va in Serie A, perché è normale che va in Serie A in 16 partite, perché abbiamo preso 13 gol, ma 8 gol li abbiamo presi con Cagliari. Certo, Cagliari, che poi sono state due partite particolari. Lasciamo stare Cagliari. Abbiamo preso gli altri 5 gol in 16 partite, quindi vi assicuro che in Serie B, voi lo sapete, cioè, che siete addetti, non è facile nemmeno fare 5 vittorie consecutive, perché la Serie B... Miglior rendimento interno, miglior rendimento esterno. Abbiamo veramente tanti record, una squadra... Meglio del Carpi, come si diceva anche tra l'altro nel servizio della Meglio del Carpi che lo scorso anno invece, che a sua volta batté tutti i record della Serie B, già il Carpi lo scorso anno. Quest'anno sinceramente... I record sono fatti per essere battuti. Ma poi assomiglia un po', che si ricorda il Crotone di Gasperini, è simile, anche se Juric, cioè abbiamo visto... Un po' più spregiudicato Gasperini. Le squadre di Gasperini, infatti, tu sai il rapporto che ho con Gasperini. Subisce meno gol. Siamo amici, Gasperini penso che statisticamente... Che le squadre di Gasperini prendano 5 gol in 16 partite, vi posso assicurare che è molto difficile. È più zemaniano. Che Gasperini, no? è uno che forse ancora più spettacolare. Sì, più spregiudicato. Lo ha dimostrato anche nell'ultima partita. Ma col Cesena 10 contro 11 contro il Bologna ha cercato di vincerla. Sì. E poi l'ha persa. Vero. Sì, è uno che rischia molto. Può succedere di tutto. Penso che con Juric sia un pochino più difficile. No, Ivan è uno che ha la spregiudicatezza, come tutti quelli che hanno fatto esperienza, ha preso il meglio un po' da tutti.
da tutte le esperienze che ha fatto, dall'Inter, da Gasperini. Lui dice che prende un po' anche da Sosa, gli piace il gioco della Fiorentina e quindi ha questa capacità. Però sotto questo aspetto, confronto con Gasperini, lo vedo nella fase difensiva. Ma infatti, per esempio, col Cesena notavamo noi, Maurizio, lì allo stadio, che, correggimi se sbaglio, che è vero che parte con un 3-4-3, però certo, quando in fase difensiva Martella, certo, si abbassava, certo, ed erano in quattro a difendere. Nella fase anche offensiva, Ricci con Stojan stavano un po' a supporto di Budimir, quindi una specie di 4-3-2-1, e lasciava gli spazi anche a Balasa all'epoca, cioè all'epoca, quella partita che sfondava molto sulla destra e non proprio Ricci, proprio da attaccante esterno a destra. Tant'è che poi Maurizio, quindi molto accorto, tant'è che poi Maurizio rimase, ma anch'io, sbalordito quando a un certo punto, ecco la regia subito puntuale, quando a un certo punto c'era l'azione offensiva del Cesena e Balasa l'avevamo visto lì in area di rigore crotonese, a un certo punto lo ritroviamo che fa gol su quel bellissimo lancio di Martella e va a fare il 2-0 di testa. Già nel calcio per antonomasia, quando vedi crossare il terzino sinistro e fare gol il terzino destro, certo, sull'altro, certo, lato, già ti dà qualcosa. Come è successo ieri alla Juve, Ti dà appunto l'indicazione dello spirito che c'è e delle potenzialità della squadra. No, stavo pensando sinceramente, io ho incontrato Juric a inizio agosto all'uscita. Era prima della gara di Coppa Italia con il Novara. Allora il Novara era allenato da Mimmo Toscano. Allora, parlando della Ternana di Mimmo Toscano, sì, e parlando dentro al campo proprio con il mister per una ventina di minuti, mi diceva: no, ancora non siamo al completo, ci mancano dei giocatori. E poi ho fatto una domanda molto diretta: l'obiettivo, penso, mister, alla fin fine è quello di una salvezza tranquilla? E lui mi ha risposto: non abbiamo obiettivi, cerchiamo di affrontare questo campionato con grande serenità, sicuri che comunque possiamo fare qualcosa di interessante. Ecco, per questo già avevo visto realmente, prima di tutto visto, mi ha trasmesso ottimismo. Però un allenatore ottimismo che mi ha detto, secondo me, una cosa realmente molto importante, quello al di fuori dell'obiettivo, perché ogni squadra a inizio anno, come tu ben sai, Salvatore, viene costruita, sì, per raggiungere i play-off, per vincere il campionato, per salvarsi, eccetera, eccetera. Invece lui mi ha trasmesso qualcosa realmente di molto interessante e poi... è esploso. E poi c'è stato, insomma, quello che c'è stato, il capolavoro firmato da voi cinque. E beh, insomma, abbiamo accennato a Juric, allora andiamo a sentirlo subito dopo il triplice fischio finale contro il Modena. Penso che è stata una partita, se non migliore, una delle migliori su tutti gli aspetti di gioco. Anche 11 contro 11 ho visto solo una squadra che ha giocato come volevo io, bene, con pazienza, muovere bene la palla, farli correre molto. Palla persa la rubavamo subito, non sono riusciti anche con 11 contro 11 mai a ripartire. Penso che anche dopo, che quando crei occasione non fai gol, magari c'è pericolo che ti prende frenesia, che cominci a fare cose che normalmente non li fai. Invece i ragazzi sono stati eccezionali a fare il nostro gioco fino alla fine, poi gol giustamente arrivato. Loro comunque ci volevano pressare, ma non sono riusciti, perché muovevamo veramente bene la palla da una parte all'altra, l'abbiamo fatto correre molto. E è normale, quando si mette una squadra 10 dietro, 9, che Granocchia rimaneva solo avanti, non è facile passare, però anche 10 contro 10 sono state occasioni. A me mi sembrava proprio una partita dove la domini completamente. Vedendo la trasmissione ieri sera sulla rete nazionale, c'era Boban che, a proposito del sorteggio, parlava della Croazia, che lui la ritiene in questo momento una nazione che esprime il calcio. Sì, perché se tu vai a vedere una divagazione, tu vedi per esempio Mandzukic, Kalinic, Kovacevic, quelli dell'Inter, Perisic, Brozovic, cioè poi Juric, che comunque c'è, viene dalla Croazia, cioè Budimir, che è un croato. Croato, sì. Che volendo potrebbe anche essere convocato per gli europei. Sì, 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 sì. Quindi in questo momento si vede che in Croazia, Mori, non so che mangiano, però escono tutti questi fiori di gioco. Diciamo una cosa importante, no, Juric, che è vero che il cordone corre tantissimo, ma è anche vero che fa correre tanto. Tra l'altro, in qualche
dichiarazione proprio nell'ultimo periodo, sentendo gli altri allenatori che dicevano: attenzione, questa è una squadra che ci sta togliendo il fiato, ci ha tolto il fiato durante la... Ah, è vero, io ho una testimonianza, ho avuto una testimonianza diretta anche da un nostro ex calciatore, perché chiaramente poi anche tutti gli ex calciatori che rimangono in buoni rapporti con noi. No, ma è stato direttamente in campo, perché tra il primo e il secondo tempo di Crotone-Salernitana, quando facciamo una partita straordinaria con la Salernitana, anche quella è una delle più belle, ma tra il primo e il secondo tempo, rientrando negli spogliatoi, mi trovai vicino a Gabbionetta, il nostro ex, che mi disse nel sottopassaggio: dico, presto, ma correte proprio. Era impressionato, era una delle prime partite, non, ancora il Crotone non aveva, perché eravamo alla sesta, mi pare. O sesto o sesto. Lui rimase impressionato della corsa proprio, non riusciamo proprio a starvi dietro. Lo disse lui, sarebbe da parlare realmente con un preparatore, no? Per dire, cioè, come funziona questa preparazione, cioè, sì, uno può mantenere. Ma lui ha fatto sempre, ma il professor Borrello ha fatto sempre bene. Cioè, adesso ci sarà un richiamo, tra l'altro, no? Ecco, bisogna vedere dopo la sosta, no? Dopo la sosta. Ci sarà un richiamo. Sì, faremo come tutte le squadre, faremo, certo, un mini ritiro, una mini preparazione di una settimana. Lo fate sempre a Crotone? Prima... No, probabilmente la faremo a Torre del Grifo a Catania. Andremo nella struttura del Catania. Del Catania, sì. Ci prepareremo lì dal 6 all'11, insomma, come ha fatto la Sampdoria. Comunque la Sampdoria è andata l'immagine lì. L'immagine di questo Crotone, io penso che in tutte le partite, ma ok, mi direte, sì, ma il Milan è una situazione un po', l'abbiamo vista anche col Verona, così, però tutto quello che vuoi, ma è sempre il Milan, no? C'è sempre davanti Niang, Bonaventura e compagnia. Vedere il Crotone, ma soprattutto la maturità, personalità e carattere del Crotone andato, dopo che è andato sotto, pareggia, va sotto di nuovo. Secondo me, se il Crotone, se quel rigore era fuori del Milan, era rigore. Magari il presidente era un po'... essendo uomo di situazione, però ci può stare quel rigore. Io l'avrei dato. Ma no, ma perché mi era sembrato, poi insomma è difficile, lo sappiamo dalle immagini, ma mi sembrava molto più avanti Budimir. Per cui se tu vieni da dietro puoi fare tutti i recuperi, sì, cioè, che vuoi, ma se vieni da dietro fai fallo. Quindi, cioè, anche perché era avvantaggiato l'attaccante del Crotone, era in avanti il difensore. Quindi io l'ho visto dietro. Poi... No, questo per dire che ha dimostrato alla scala del calcio di tutto quello che si sta dicendo, no? La bontà di quello che sta facendo in questo campionato l'ha dimostrato contro il Milan, e quella è la partita proprio emblematica del momento del Crotone. Indipendente, poi è stato salvato anche da Galliani, che ha detto al proprio allenatore di mettere per quella partita Montolivo e Bonaventura, perché non erano convocati né Bonaventura né Montolivo erano convocati. Bonaventura ha fatto l'1-1, Montolivo ha fatto l'assist. Galliani ha esperienza, un uomo di calcio. Ora, un uomo Juric, esperto, non però si io mai. Ho sentito, cioè, anche in altre interviste, che Juric ci fa benissimo, penso anche tutta la società sicuramente, a tenere i piedi per terra, perché magari no, c'è questo grande entusiasmo, perché il tifoso è normale, però gli addetti ai lavori devono, ragazzi, stiamo calmi perché il campionato è lungo. No, vabbè, io penso questo. Dobbiamo stare calmi perché il calcio è una giostra, il campionato di Serie B soprattutto è lunghissimo. Però c'è un dato, secondo me. Che se ve l'avessero detto a quest'estate che eravate... Beh, 40 punti, 40 punti è una cosa strepitosa. Cioè, non è riuscito nemmeno il Cagliari, intanto, diciamo, a fare 40 punti. Quindi... è già salvo. Bravo. A Natale è già salvo. Cioè, si è salvato, diciamo, con 5 mesi in anticipo, cosa che non era mai successo. Dopodiché, secondo me, le ali dell'entusiasmo li devi avere. Li deve avere la società, secondo me, li deve avere il gruppo, li devono avere i tifosi. Perché, certo, è giusto che sia così. Questo momento non ti puoi più nascondere, secondo me. Mentre fino a un mese fa potevi dire: aspettiamo, il nostro obiettivo è la salvezza. Oggi c'è una... ripeto, quello che ho detto in... questa è una certezza. Hai affrontato tutte le squadre, nessuno ti ha messo sotto. Perché, ripeto, il Cagliari alla prima giornata è stata una gara particolare, ha giocato in 10 per 60 minuti e via. Pescara, diciamo, ma le prime palle gol le abbiamo avute noi sullo 0-0. Quanto manca alla fine del giornata? Tre partite che si giocheranno proprio in pochissimi giorni. Latina, fuori, poi? Latina, Trapani in casa e poi l'ultima Virtus Entella.
Quindi, come diceva Maurizio, le abbiamo incontrate tutte. No, le incontrate tutte. Sì, ripeto, Pescara, visto. Una partita dove non ha vinto il Pescara, ma mi permetto di dire, ha vinto il direttore di gara. Madornale. Sì, dato che è stata una partita realmente falsata. Nonostante la bravura e la forza del Pescara, perché il Pescara è una bella squadra, ma no, è la vera falsata. Squadra di Serie B. A Cagliari ci può stare la prima giornata? A Cagliari i primi 20 minuti li abbiamo giocati alla pari e Tunkara ha avuto una grande palla. A proposito, state pensando a quando è la prima di ritorno col Cagliari? Sì, state pensando di fare qualche tubo innocente di ingrandire, perché Crotone Cagliari, Presidente. Beh, lì ci sta nel parcheggio dovrete mettere un LED. Ci sta pensando l'amministrazione comunale di Crotone, al di là di Crotone Cagliari, perché insomma poi appunto ci auguriamo che ci sia almeno un finale più entusiasmante ancora, che possa portare gente allo stadio. E quindi si sta muovendo per tempo l'amministrazione. Ci dovrebbe essere già dei lavori. Posso fare una domanda io al posto? No, ora facendo gli scongiuri e tutto quello che è, ma non nominiamo quella parola, però questo stadio andrebbe bene anche per qualcosa di importante? No, no, ma sono già dei lavori, nel senso io ho sempre detto Salvatore... Si può giocare come il Frosinone, sì. Eventualmente, con la deroga di un anno, fermo restando che puoi giocare solo un anno, con la deroga, quindi poi... No, ma io dicevo, si può ingrandire tecnicamente. Però, per giocare con la deroga, quello non va bene così com'è. Devi fare dei lavori che sono fattibili in tempi brevi. Accettabili. Ecco, accettabili. Quindi sotto questo aspetto... Ma in termini di quantità o di migliorie? No, bisogna fare... Ci vogliono i posti a sedere... No, da quello che mi risulta distinti, ci vogliono tutti i posti a sedere distinti. Spogliatoio, le luci, un po' di cose che però sono fattibili. E lì l'amministrazione comunale non no, ma ci sono già attivati, anche perché da noi comunque funziona in questa maniera, Silvio, devi sapere, perché tu sei anche calabrese, quando si arriva nell'urgenza allora bisogna fare i lavori, perché qua è così, funziona in questa maniera. Allora, io già l'ho sempre detto che l'uscita non è un impianto dal mio punto di vista nemmeno da Serie B, perché c'è una tribuna scomoda. Ma per noi è un problema, scusa se ti interrompo, perché tu sai che in Lega, certo. Con Bifutura, eccetera, abbiamo fatto un grosso lavoro in questi 6 anni. Come dicevi tu, al di là ora di quello che potrebbe succedere, che tutti ci auguriamo per noi, per la Calabria, eccetera, però comunque fra 3 anni noi non possiamo fare nemmeno la Serie B in quello stadio. Quindi per noi il problema è a prescindere. In ogni caso, infatti. È a prescindere. Quindi benvengono miglioramenti, progetti, eccetera, perché... No, ma per questo l'ho sempre detto, non è uno stadio da Serie B assolutamente. C'è una tribuna scomoda, una gradinata anche che si poteva valorizzare. Loro l'hanno valorizzata con i prezzi, la gradinata. Dimmi se sbaglio, Salvatore. Perché sì, siamo riusciti a riempire. Quando si parla molte volte di prezzi alti, bassi e via, dimmi... Alla gradinata mi sembra che l'abbonamento è 70 euro. No, sì, vabbè, non te lo dico nemmeno. 50. Non te lo dico. È di meno. Di meno di 50? Sì, cioè, stiamo parlando di un campionato di Serie B. In Serie B va a paghi di più. No, stiamo parlando di un campionato sì di Serie di più B. In Serie B. Cioè, lo abbiamo fatto proprio perché è alla fine, alla luce dei risultati, abbiamo fatto molto bene. Perché vedere, ora a maggior ragione, che siamo capolista e c'è l'attenzione, vedere tutta la gradinata piena, vuota, cioè, perché brutto, sì. Sky riprende purtroppo dall'altra parte, sì. Almeno adesso è pieno. Abbiamo fatto lo sforzo col prezzo, però... Abbiamo accennato anche ai prossimi turni, insomma, Crotone che affronterà il Latina proprio nel prossimo turno, poi Trapani e poi Virtus Entella, però insomma andiamo a vedere, a dare un pochettino di numeri, soprattutto su quello che è già successo nell'ultima giornata del torneo cadetto. E allora Avellino Lanciano si è finita 3-2, poi Livorno Cagliari 1-1, Pescara Entella 2-0, Provercelli Cesena anche qui stesso risultato 2-0 come tra Salernitana ed Ascoli, 2-1 invece tra Spezia e Latina, 4-0 tra Ternana e Como, 1-2 tra Vicenza e Brescia, 1-0 si è imposto il Bari sul Perugia, stesso risultato come detto e ripetuto tra Crotone e Modena, e poi Novara Trapani è il posticipo. Questa è la nuova classifica in Serie B, con il Crotone davanti a tutti a 40 punti, più 3 sul Cagliari che segue a 37, Bari 35, Novara 31, Brescia 30, Pescara 28, Cesena 27, Entella 25, 24 punti per Perugia, Trapani e Spezia, 23 per Livorno.
Livorno e Provercelli, 22 per Avellino, Ternana, 20 per il Vicenza insieme a Latina e alla Salernitana, Modena 18, Ascoli 17, Lanciano 14 e Como che chiude la classifica a 10 punti. Insomma, la classifica è fortissima. Come? Fortissima, sì, vi stanno anche dando una mano, no? Vedevo le altre squadre. Sì, tirando, beh, quando c'è una squadra come l'anno scorso, campionato bellissimo perché è aperto. La Salernitana che ha 20 punti a 5 punti dai playoff, però è nei playout a 2 punti. È nei playout. La Salernitana è nei playout, però è a 5 punti dai playoff. Quindi è cambiato sempre bellissimo. Quest'anno forse anche il Como, il più bello degli ultimi che sembra degli ultimi però anche lì potrebbe anche rientrare. Il Como, beh, sì. Io l'ho visto anche Benino con noi, sinceramente. Ora c'è un Cagliari-Bari, mi pare, no? Che potrebbe dare ancora... C'è Cagliari-Bari. Nuove possibilità al Crotone di Allungo. La squadra, diciamo, modesta non esiste, perché comunque non esiste. Vedi, alla fin fine il Cagliari che va a perdere a Brescia, il Como che va a fare il risultato a Cagliari, anche se in una partita un po' particolare, per via anche di un errore del direttore di gara. Però, diciamo, le sorprese ci stanno, secondo me, ogni sabato, ogni domenica, ogni lunedì, dato che qua si gioca ormai nel fine settimana, in qualsiasi giorno. L'importante è mantenere questa striscia di risultati. Poi penso, per quanto riguarda il mercato, il Crotone penso che non difficilmente farà qualcosa, perché comunque ci sono degli infortunati. Ci sono degli infortunati. Si faranno delle valutazioni... che ancora. Come sta Palladino? Al top. No, Palladino sta recuperando, come sta recuperando Salzano, stanno recuperando. Modesto, piano piano stanno recuperando. Ma Palladino pensi che già nella prossima settimana può essere... Non lo so, questo qua poi dipenderà dal mister. Però diciamo che la panchina c'è. Sì, ma i ragazzi che entrano, parlavamo prima di corrono più degli altri. Quindi, e questo è un valore aggiunto. Chi entra corre come gli altri, corre di più perché sono più freschi. Questo è bravo, anche Juric che fa capire che comunque non esistono i titolari. Beh. Come vedi, gioca Stojan, poi la settimana dopo gioca Torromino. Può giocare un altro giocatore. Sì. Cioè, questa è stata l'importanza di far capire che sono tutti fondamentali per raggiungere l'obiettivo finale. Sì. Anche perché poi, come dicevamo, si gioca davvero ogni tre giorni, praticamente si giocherà ogni tre giorni, proprio le ultime tre partite. Qual è la squadra che vi spaventa di più in queste ultime tre? No, ma sono tutte le partite sono difficili, come diceva Maurizio prima. Tutte e tre, ognuna ha la sua peculiarità. Il Latina ha fatto delle vittorie importanti. No, ha un organico, il Latina lì davanti a Jefferson, a giocatori. Adesso viene da due sconfitte a memoria, due sconfitte consecutive. Quindi in casa, il Latina. Poi il Trapani è una buona squadra. Soprattutto in casa è un'ottima squadra. È una squadra che comunque è lì, è nei playoff. E l'Entella ha perso ora dopo 12 risultati utili consecutivi. Quindi vedi che ognuno ha le sue peculiarità, sono tutte e tre... Chiaramente uno pensa sempre che in casa si sente più tranquillo, quindi delle tre diciamo sono tutte sullo stesso livello. Abbiamo un tifoso proprio in collegamento telefonico, buonasera, benvenuto. Buonasera, chiamo da Crotone, sono un tifoso del Crotone, vi vorrei fare complimenti al vicepresidente della squadra del Crotone, tifo del Crotone, tifo anche della Primavera, perché sono di Crotone e guardo la Primavera, hanno pure un buon mister per la Primavera. Ti fa giocare bene quest'anno. Sono quarti. E noi abbiamo avuto un po' l'anno scorso, abbiamo visto un po' la Primavera con Tronella, ma quest'anno c'è un buon mister. Sì. E gli volevo fare i complimenti e un augurio al vicepresidente per la Serie A. Poi ho visto pure che c'è un ragazzo numero 7 del Crotone della Primavera che è fortissimo. Come mai lo tengono in Primavera? Numero 7, chi si chiama? Sono Roberto da Cotronei. No, come si chiama il numero 7 della Primavera? Non lo so, io sono tifoso, seguo un po' la squadra. Grazie dei complimenti. Sì, effettivamente la Primavera siamo quarti, quindi siamo... Siete battuto la Roma quest'anno. Sì, siamo anche in classifica, se non sbaglio, siamo prima della Lazio pure. Abbiamo davanti Napoli, Roma e Frosinone. Ai playoff. Quindi grandissimo campione. E poi abbiamo un bel allenatore anche lì, un ex nostro calciatore, Parisi, calabrese. L'esterno basso, mi pare che pure bravo. Esatto. Giocava terzino destro, diciamo. Sì. Era
di Cosenza, mi pare che lui sia cosentino, sì, quindi un calabrese, ma uno che è uscito dal corso di Coverciano quest'anno, molto molto bravo. È un allenatore anche lui che secondo me farà carriera anche a Parisi. Potrebbe essere utile per un domani, dato che il Crotone è la storia, no. Poi è la storia. Ah, beh, la storia, no? Se li crescono, non sempre come è stato Drago, no? No, basti pensare alla trafila che ha fatto sopra Massimo Drago, per questo non anche Parisi, sai. È attenzionato. Perché no, è un ragazzo molto preparato. Sì, molto umile. Sì, molto preparato, infatti fa giocare veramente bene la primavera, sta riscuotendo anche lui successi. Era simile a quella dello scorso anno, allenata anche bene comunque da Pino Tortora, perché Pino è molto affezionato a Crotone. Assolutamente. È cambiato forse qualcosa? Sì, beh, è cambiato l'organico, l'abbiamo rafforzato, abbiamo una buona squadra, stiamo facendo anche un pensierino al torneo di Viareggio, quindi c'è praticamente questa attenzione. Questa è una bella notizia, per questo al torneo di Viareggio questa parteciperà il Crotone? No, dico stiamo pensando. State pensando? Sì, è Gianni Brenna. Pensate, voi concretizzate, di solito, che mi risulta. È Gianni Brenna, tu sai che il presidente del settore giovanile quest'anno è Gianni Brenna. E quindi è lui che si occupa in prima persona, per cui te lo dico proprio così, ieri ne parlavamo allo stadio e mi diceva di questa opportunità che a marzo quest'anno Comunque sarebbe secondo me una bella per i ragazzi è bello, perché i ragazzi si confrontano di Viareggio per perché poi negli ultimi anni solo la regina partecipava al torneo e per la società secondo me sarebbe una bella vetrina pure. È una bella esperienza. Prima di dare spazio alla pubblicità, velocemente top 11 di Serie B, la leggiamo insieme, anche qui con l'aiuto della grafica. Vai Silvio. Ah, no, perché avevo mi risultava un'altra top. Vabbè, no, allora, qualche modifica forse. I tre centrali sono Bagni della Provercelli, Bernardini della Salernitana e Colli della Provercelli. In porta c'era Mazzoni, però io vorrei segnalare che ci hanno segnalato un ragazzino che sa tanto di calcio, il portiere del Modena, Provedel, che ha fatto grandi parate ieri, l'abbiamo visto, no? In effetti, sì. Poi sto ragazzino, se vuoi te lo dico dopo, è il figlio di Maurizio, che è molto bravo. Infatti, mio figlio è molto bravo. Mio figlio Dario è molto bravo. Io l'avevo messo, però non ci siamo presi con la... E non ha sbagliato, perché Provedel ha fatto due interventi. Poteva finire 3-4-4. Ha fatto un paio veramente da grande portiere. E poi Sabelli del Bari, a centrocampo Arini dell'Avellino, Memusciale del Pescara e Martella del Crotone. E davanti Ricci, Crotone, Budimir, Crotone, Falletti, la Ternana, che sta facendo veramente bene e ieri scatenato nella partita vittoriosa. Un bel giocatore. Sì. Bene così, e allora ci fermiamo, primo break pubblicitario, e torniamo poi con il campionato di Lega Pro e Serie D a tra pochissimo. Battista Spadafora, l'arte orafa per eccellenza, partner Harrods Londra. L'Università Telematica Niccolò Cusano garantisce l'iscrizione in qualsiasi mese dell'anno, riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso altri atenei, orientamento nel percorso di studi grazie alla presenza di tutor guida che ti permetteranno di superare qualsiasi ostacolo. Vieni a trovarci a Reggio Calabria in via Palestino numero 2, zona Piazza Castello, o nelle sedi di Palmi, Messina e Vibo Valentia. Università Telematica Niccolò Cusano. Realizza il sogno della tua vita. E
Rieccoci, bentornati. Seconda parte di A Tutto Campo, che dedicheremo come sempre al campionato di Lega Pro. Maurizio, un risultato positivo ed uno negativo, quello positivo appunto legato al Catanzaro, al sesto risultato utile consecutivo, mentre poi la disfatta del Cosenza. Insomma, questi i temi principali legati al campionato di Lega Pro. No, la disfatta no, nel senso che comunque perdere a Foggia ci può stare, certo, nel senso il Foggia forse è una delle squadre che gioca, che esprime un ottimo calcio in questo campionato, una squadra allenata molto bene da De Zerbi, una squadra che comunque occupa anche una posizione di classifica importante, per questo io penso che rientra nella normalità, il Cosenza fa bene, è andata male in Puglia, ma sono sicurissimo che si riscatterà al più presto domenica prossima al Marula. Potrebbe essere l'occasione del sorpasso. Ma io penso che comunque quando si parla di una squadra si deve fare sempre il bilancio non solo di una gara che può andare bene o va male, ma devi fare comunque il bilancio al momento di un campionato dove il Cosenza sta dimostrando di essere una buona formazione. Ripeto, il Foggia è una squadra realmente interessante, perché il Foggia è una squadra veloce, gioca di prima, assomiglia tra virgolette un po' al Crotone nel piccolo, ha dei giocatori molto interessanti, ha delle ottime individualità, ha una bestia nera che si chiama Iemmello, bestia nera proprio del Cosenza. Iemmello perché è di Catanzaro, per questo l'anno scorso fece 3 gol, quest'anno 2. Quella destra, questo qua era Crotone, giusto? Il 2? Angelo. Angelo, lì è forte. Sì, 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 sì. Sicuramente i tifosi del Catanzaro sono molto contenti, infatti nei social ci sono tanti messaggi, perché dato che è un ragazzo di Catanzaro, tifosissimo del Catanzaro, che gioca nel Foggia, tre gol lo scorso anno, categoria superiore, diciamo un po' la bestia nera del Cosenza, però ripeto, al momento stagione molto positiva della formazione di Roselli, e poi la settimana prossima parleremo a fondo più sia del Cosenza che del Catanzaro, ecco, parleremo più della Lega Pro. Per quanto riguarda il Catanzaro, ottimo pareggio, Alessandro Erra, che è stato un giocatore del Crotone tanti anni, per questo Salvatore lo conosce benissimo, e devo dire che lui è identico, era molto serio da giocatore e oggi da allenatore è una persona molto seria, preparata, silenziosa, umile. No, con nostalgia. Era così anche in campo? Con nostalgia. Sì, siamo un ragazzo eccezionale. Ma vedi, sì, con nostalgia? No, mi sembrava Figo Lamezia Catanzaro, con un pizzico di nostalgia. Visto le maglie bianco-verdi più o meno. Vabbè, lasciamo stare. Comunque si sta dicendo, per questo ottimo risultato, 4 vittorie e 2 pareggi, anche ieri a Monopoli era molto difficile, un buon primo tempo, poi nel secondo tempo la gara è stata un pochettino diversa, il Monopoli ha fatto di tutto anche per vincerla, però la continuità dei risultati, 8° posto in classifica, e poi ecco, loro, il Crotone, hanno un rapporto molto particolare con gli allenatori, perché basti pensare che Moriero è andato a Catanzaro, è stato esonerato, Moriero è andato a Crotone e ha vinto il campionato di Lega Pro. Per questo loro non hanno mai sbagliato con gli allenatori. Invece le altre squadre calabresi forse hanno sbagliato come gli allenatori. Come vediamo, il Catanzaro negli ultimi anni ha cambiato tantissimi allenatori. Il Cosenza invece forse ha trovato un allenatore realmente ideale, l'uomo giusto al posto giusto, anche se a inizio di stagione, nonostante l'ottimo campionato che aveva fatto Roselli lo scorso anno, era stato criticato, per poi ritornare nei propri passi e valutare sempre di più invece un allenatore molto preparato e qualificato quale Roselli. Però sai, il rapporto allenatore, tifoseria, società sono sempre rapporti molto particolari, legati sempre comunque ai risultati. Perché una società, quando c'è qualcosa che non va, facilmente esonera l'allenatore. Il Crotone invece, devo dire che in questi anni di allenatori esonerati ne ha avuti realmente molto pochi. Ha chiuso i rapporti dopo le stagioni, li ha chiusi con Moriero, li ha chiusi con Gasperini, Drago, con Cucureddu, con Massimo Drago, insomma ne ha chiusi tanti, però devo dire che sono sempre allenatori che poi nelle altre piazze non sono riuscite a fare quello che hanno fatto a Crotone. Allora andiamo a vedere entrambe le partite, direi, quindi Catanzaro-Monopoli, un match che è finito 1-1, mentre proprio tra Foggia e Cosenza si è imposta la squadra di casa per 2-0. Un gol ed un punto a testa e tutti contenti. Potrebbe essere sintetizzato così l'anticipo del 15° turno di Lega Pro tra Monopoli e Catanzaro, ma la gara giocata al Veneziani merita un commento più ampio.
Lo meritano i due portieri, soprattutto quello calabrese, decisivi in più occasioni. Lo meritano le due squadre che giocano a viso aperto senza pensare troppo ai tatticismi. Il botta e risposta è continuo, già dai primi minuti di gara. Djuric suona l'allarme in casa giallorossa, poi Pisseri è fondamentale nel salvare il risultato per due volte nella stessa azione respingendo su Bernardi e Foresta. Al 20° il Catanzaro però passa, la retroguardia pugliese è poco attenta e Agnello in sacca. Una gioia che dura tuttavia poco, pochissimo, perché dopo 5 minuti la sfida torna in equilibrio. Questa volta è la difesa giallorossa a non essere proprio perfetta. Gambino ringrazia e firma il gol dell'1-1. Il risultato che fisserà il primo tempo, nella ripresa la squadra di Tangorra si fa più pericolosa. Le Aquile arretrano pericolosamente, ma a metterci una pezza e forse qualcosa di più ci pensa Matteo Grandi. Al 7° neutralizza in due tempi un tiro di croce sporcato da Giampà. Al 1/4 d'ora il numero 1 giallorosso ci mette le unghie per deviare in angolo sempre una conclusione di croce. Stesso destino per il calcio di punizione di Luciani alla mezz'ora. Ancora Monopoli, pericoloso al 32° e 37° con Gambino e Croce, ma la porta catanzarese è blindata. Finisce 1-1, è il 6° risultato utile di fila per gli Erra Boys. Si spezza a Foggia il filotto dei risultati utili consecutivi del Cosenza. La formazione rossoblu esce dallo Zaccheria con le ossa rotte e due gol sul groppone. A rovinare la striscia positiva è Pietro Iemmello, catanzarese doc, autore di entrambe le reti, che già lo scorso anno ne aveva fatti 3 alla squadra rivale per nascita. Una doppietta che fa salire il bomber calabrese sul trono dei marcatori del girone C di Lega Pro. Vittoria tuttavia sofferta, perché il Cosenza ci ha provato e come a rovinare la festa ai rossoneri. Tutte nel primo tempo le reti, il Cosenza resiste a mezz'ora, 29 minuti per l'esattezza, poi Iemmello in 10, ne fa 2 e la gara va in cassaforte. Nella ripresa il Cosenza si gioca il tutto e per tutto, inutile difendersi, Roselli lancia nella mischia Vutov ed è proprio l'attaccante bulgaro a chiamare gli straordinari il portiere pugliese con una bordata al minuto 38. Anche i rossoneri potrebbero triplicare, ma il risultato non cambierà più. È il terzo KO stagionale in trasferta per i silani, ancora a bocca asciutta lontano da casa in questa stagione. Queste quindi le emozioni legate al Catanzaro e alla Cosenza. Silvio, insomma, si diceva proprio del Cosenza, ma se manca qualcosa a questa squadra è proprio il fattore trasferta. Sì, è una squadra che però è la migliore difesa. E subisce pochissimo. Sono quei paradossi, no? Tutti sì, calcistici. E questa è la... E ancora di più risalta la vittoria di questo Foggia, che l'abbiamo già detto, io la credo come candidata, seria candidata alla vittoria finale, perché comunque è una squadra che c'ha... Comunque non è la migliore difesa, eh? Come? Sei sbagliato, non è la migliore difesa. Dopo ieri, giusto, hai ragione. Però incontrava la migliore difesa. Cioè, no, e quindi risalta questo lavoro di De Zerbi, del Foggia, che comunque ha legittimato la vittoria ieri, no, della squadra rossonera. Poi c'è sto Sarno, che, scusate il paragone, ma un po' mi sembra il Messi del Foggia, insomma, piccolino come lui, come Giorgio, certo, con le dovute proporzioni, naturalmente, però per la categoria. Poi Sainz Masa, che entra dopo, Floriano, Iemmello, ieri mancavano Agnelli e Gerbo, però c'ha Rivero, la Coletti, insomma, c'è una buona squadra. Iemmello che veramente è un giocatore, se vediamo il secondo gol, è da giocatore vero che meriterebbe sicuramente la Serie B. Questo non segnava da un po', è tornato proprio contro. Potrebbe essere una scommessa, che ne so, la anche classifica in Serie A. La classifica in Lega Pro è realmente veritiera, perché nelle prime 4 posizioni ci sono le squadre più forti di questo torneo. Possiamo anche vedere Casertana, la classifica. Possiamo, Casertana, Foggia, Benevento e Lecce, e poi dietro c'è il Cosenza. Per esempio, questo... io mi eccola qui, mi sbilancio un po', no? Nel senso che se il Crotone un altro anno da Budimir a qualche squadra importante, potrebbe fare una scommessa tipo Iemmello 92, tu dici in Serie A o in Serie A, speriamo in Serie A, ma è un giocatore veramente importante, che Catanzaro si è lasciata sfuggire, perché questa è andata a Firenze a fare tutte le storie giovanili, ma è veramente forte. E ti volevo dire invece del Catanzaro, a mio modo di vedere bisogna capire cosa vogliono fare, cioè nel senso che ha una classifica di tutto rispetto, se per la salvezza io penso che Catanzaro non dovrebbe avere problemi anche con questa squadra, secondo me. Però siccome ha 7 punti dai playoff,
Se, come diceva Donnarumma nella scorsa puntata, insieme a Cosentino, Maurizio, correggimi se sbaglio, apporteranno quei 3-4 giocatori importanti, e il Catanzaro non è detto che non potrebbe addirittura rientrare anche nelle sfere di alta classifica. Ma dal mio punto di vista è difficile. Fermo, restando che ieri, però, nel secondo tempo è anche sempre legato ai risultati. No? È una squadra che sicuramente ha delle carenze. Alessandro Herrera, l'aspetto positivo di Alessandro, che con i risultati è riuscito a coprire queste carenze che ha sotto l'aspetto proprio della rosa. Però nel momento in cui ti vengono 3-4 giocatori di prima fascia, rimane sempre un gradino sotto, sì, rispetto a Benevento, Lecce, certo, Casertana, eccetera, eccetera, però almeno intanto ti fa un campionato tranquillo, perché secondo me la cosa più importante, l'obiettivo del Catanzaro quest'anno era un obiettivo molto chiaro, spendere il meno possibile e raggiungere comunque l'obiettivo della salvezza. Allora quest'anno si deve riuscire a raggiungere questo obiettivo con grande serenità e poi dal prossimo anno, anzi da giugno, capire realmente che cosa si vuole fare. Il presidente Cosentino vuole realmente continuare, allora se vuole continuare secondo me lui rilancerà e farà una squadra competitiva per cercare di ritornare in Serie B. Mentre il Cosenza, come dicevi, concludo, penso che insomma ci può stare una sconfitta a Foggia, ora c'ha l'Andria mi pare in casa, che è un'altra, sì, brutta carta da pelare, ieri ha battuto la Casertana, è una matricola, ma insomma però il Cosenza in casa al San Vito non... diciamo che la legge del San Vito, fortino. Io penso che il Cosenza possa lottare fino alla fine per le posizioni più alte. Catanzaro può continuare su questa striscia di risultati positivi, anche perché domenica affronta l'Ischia, in casa, al Ceravolo, che è un'Ischia che è ormai in caduta libera. Anche se nel secondo tempo il Catanzaro, dalle stesse parole di Herrera, ha subito tantissimo. Sì, 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 il Monopoli poteva segnare in più occasioni, è stato straordinario proprio Grandi, il portiere Grandi. Abbiamo visto la classifica di Lega Pro, perché? Perché insomma è venuta fuori da questi risultati, leggiamo... insieme proprio Ischia Matera, insomma lo dicevi anche tu Maurizio, un Ischia in caduta libera che ha preso 5 gol dalla Matera, poi è finita 3-3, è stata spettacolare questa partita tra Melfi e Catania. Ti fermo un attimo, un secondo solo. Sì. No, voglio fare tanto, io lo posso dire, insomma, nel senso che sono fuori dal 5-5 Juve Stabia. Ho pensato pure io. Ma soprattutto 3-3, se andate a vedere, adesso non voglio fare, ma segna il Melfi al decimo, al 13° pareggio il Catania. Poi, 25° segna il Catania, 28° pareggio il Melfi, 80° segna il Melfi. Che vuoi dire? Che vuoi dire? Voglio dire che poi purtroppo ci hanno come dire, insegnato alcune situazioni non bellissime e ti viene un minimo di dubbio. Io spero di no, però. Continuiamo con i risultati. E allora, detto appunto dello 0-5 e del 3-3, Andria Casertana è finita 2-0. 2-0, dicevamo prima, proprio Andria, prossimo avversario del Cosenza. 1-2 tra Castelli Romani e Juve Stabia. 1-1 tra Monopoli e Catanzaro. Stesso risultato tra Messina ed Acregas. Si è imposto il Benevento sul Martina Franca per 2-1. Paganese Lecce 1-1. E Foggia Cosenza, come detto, 2-0. Rivediamo per un attimo anche la classifica. La leggiamo. Soprattutto in testa c'è la Casertana a 30 punti, segue il Foggia a 28, Benevento e Lecce a 26 e poi subito dietro il Cosenza a 24 punti, Andria e Messina a 22, Catanzaro, Matera e Juve Stabia a 19, 18 punti per il Monopoli, 17 per la Paganese, 16 per l'Acregas, 14 per l'Ischia, Catania 13, Martina Franca e Melfi 11 punti e chiude la lupa. Castelli Romani con 5 punti, top 11 di Lega Pro, leggiamo anche questa insieme, andiamo Silvio, eccola qui, allora, poteva che esserci Grandi. Come dicevo, De Zerbi, 4-3-3 il suo credo, il portiere Grandi che sta facendo veramente grandi cose, scusate. Tra l'altro dopo che è venuto qui, sì, infatti, vorrei sottolinearlo. Infatti, la difesa a 4 è Luciani del Monopoli, che ieri ho visto la partita, insomma, uno stantuffo su quella fascia. I due centrali Tartaglia dell'Andre Gigliotti del Foggia, il francese Gigliotti, Contessa della Juve Stabia a sinistra, i tre a centrocampo, i due mediani Onesco e Bisoli e in mezzo Giampà che insieme ad Agnello sono stati quelli che hanno retto un po' le sorti del Catanzaro per tutta la partita. E davanti penso che un trio che tutti vorrebbero avere, Sarno, Iemmello e Russotto che è rientrato ieri a Catania facendo molto bene. Insomma, sempre che quel 3-3 insomma sia frutto di... non vogliamo fare i maligni. Gualtieri, no. Tra l'altro anche lo stesso Ursino, no? Direttore
sportivo pitagorico, ha detto e ci ha confermato che il Crotone guarda evidentemente anche alle altre categorie. Guardate ovviamente anche la Lega, sì, Pro, sì, alla Serie D, proprio come ci confermava. Beh, assolutamente, dicevo, citavo prima Martel, ma anche Zampano, tutti i calciatori di Salzano. Che c'è un giocatore che le entusiasma in questo momento tra Lega Pro, insomma, e le altre categorie? Ah, guarda, devo dire, non perché, ma Iemmello, devo raccontare un aneddoto su Iemmello, perché Iemmello, ecco, lo conosco io personalmente. No, è una cosa che non sa probabilmente nemmeno lui. Iemmello è del 92, sì, stessa classe di Natalino, sì, il ragazzino che noi prendiamo. Io ero, sì, all'epoca presidente del settore giovanile, e prendemmo Natalino. E volevamo prendere anche Iemmello, solo che la Fiorentina lo pagò, e quindi noi altrimenti l'avremmo preso e portato a Crotone insieme a Natalino, ma avevano proprio 15 anni. Mi pare che hanno fatto insieme forse. Sì, sì, no, erano i due, diciamo, più forti. I prodotti, si, diciamo, sapeva, ecco, nella più zona, da Catanzaro a Lamezia, c'è, cioè, i due più. Noi che non avevamo grosse disponibilità, cioè, economiche, quindi anche perché pagare un ragazzino alla Fiorentina, mi ricordo che ci credeva, lo pagò, a 15 anni. Loro lo presero dal Catanzaro Lido, una società di puro settore. E quindi Iemmello lo conosco, e anche quando era alla Provercelli, prima di andare alla Provercelli, con Ursino ne avevamo parlato. A Novare è stato. È un calciatore che a me personalmente piace. Quindi aspettiamo. È un ragazzo interessante sicuramente. Chissà, magari in un futuro, guardando al passato, chi lo sa. Guarda, stavo pensando al Crotone, nel senso che l'anno più difficile, ma nello stesso tempo uno degli anni più belli del Crotone, è stato proprio l'anno di Moriero, dimmi se sbaglio, Salvatore, dove è stata fatta all'inizio una grande squadra, poi non sono venuti i risultati, diciamo, è stata, tra virgolette, smantellata la squadra, e poi invece hanno preso, diciamo, non dico sconosciuti, giocatori di seconda fascia. E poi si è riusciti all'impresa di vincere quel campionato di Lega Pro con Moriero allenatore nella finalissima contro il Benevento. Pareggiata stato in casa all'uscita 0-0 e poi vinta invece in Campania. No, possiamo dire che quella è stata, anzi, pareggiata 1-1, una all'andata. Possiamo dire che è stato l'anno forse della svolta, esattamente. Se non sbaglio, Presidente, aggiungo che in quella finale a Benevento Farelli fece, giusto, una gran parata. Farelli che ora è Latina, quindi sì, domenica. Farelli che fece una grande parata, su, tra l'altro su un tiro di un altro nostro ex Cerciat, pure calabrese, sì, che salvò praticamente la sì, sì. Sì, hai detto bene, beh, quello è stato l'anno, sicuramente l'anno della svolta. L'anno della svolta 2008-2009, che tra l'altro grandissima soddisfazione, vincemmo un campionato incredibile. A costo sotto zero, io lo ricordo logicamente con grande piacere, perché tra l'altro fu un campionato strepitoso, e io tra l'altro all'epoca ero presidente, perché ho fatto il presidente per 4 anni, sostituendo il nostro presidentissimo Raffaele Vrenna. C'era, quindi, una divisa giallo-nera, mi ricordo. Quella è un'altra storia, una storia che parte più da lontano, come diceva Maurizio, perché in effetti forse non tutti sanno la vera storia di questo Crotone, che dà più risalto al miracolo che abbiamo fatto, perché questa squadra, lo sintetizzo velocemente, nel 1991, così vado subito alla data, no? Quindi 25 anni fa, il calcio a Crotone praticamente non c'era più, perché il vecchio Crotone aveva avuto le vicissitudini tipo il Palermo, il Siena, quindi era, per cui nel 91 c'era una squadra a Crotone, che era la squadra di mio padre, della mia famiglia, che gestivo io con mio fratello, che era la nuova Crotone, e quindi veniva da 37 anni di dilettanti. Dal 54 al 91 questa squadretta è stata sempre da prima e seconda categoria. Nel 91, squadra che tenevamo noi di famiglia, sono entrati, per fortuna nostra, del Crotone Calcio, di tutto il territorio. Avevamo i colori, questa squadra. Avevamo i colori gialloneri. Sono entrati i fratelli Vrenna. Quindi io sono da 25 anni con loro, quindi sono entrati i fratelli Vrenna, e quindi ti faccio subito i tre periodi storici. Dal 91 al 2000, con i fratelli Vrenna,
Abbiamo cambiato i colori sociali, rosso-blu, abbiamo ridato il nome Crotone e abbiamo vinto 7 campionati in 9 anni. Quindi già il primo miracolo, Raffaele Vrenna e Gianni Vrenna, hanno portato poi in 9 anni, vincendo 7 campionati, questa squadretta dalla seconda categoria in Serie B, nel 2000. Di 2-1 il campionato mi consta perché io ero con la Vigor. E quello lì quindi fu il primo grande Crotone mai in B, grande soddisfazione per il pubblico. Poi ci furono, dal 2000 al 2008, ci furono 4 anni di B e 3 anni di Lega Pro, con 2 retrocessioni e poi risalimmo 2 volte, una volta con Gasperini e poi con Moriero. Però nel 2008 ci fu una svolta, perché nel 2008 abbiamo avuto purtroppo un anno difficile, anche a livello economico, per vicende diciamo che non dipendevano dal Crotone Calcio. Io ho dovuto sostituire Raffaele per 4 anni e il primo anno di presidenza abbiamo avuto questa grande soddisfazione. Vincemmo un campionato incredibile perché non avevamo praticamente molte risorse economiche e, come diceva Maurizio, a gennaio noi ci ritrovammo in testa alla classifica incredibilmente a dicembre con Moriero, però fummo costretti a mandare via i pezzi forti, tra cui Maietta, che non era da poco per la Lega Pro, infatti andò a Verona, quindi Maietta, Rossi, il centrale, che andò via. Quindi, nonostante questo, prendendo giovani, sempre grazie ad Ursino, perché lì ci fu la consacrazione di Peppe Ursino, che noi fino al 2008 avevamo anche dei consulenti esterni che avevano fatto un grandissimo lavoro, tra i quali Franco Ceravolo. Poi però dal 2008 andammo con le nostre gambe, quindi facciamo una vittoria strepitosa e da allora 7 anni di B. Sì, perché prima si diceva che eravate una succursale della Juve, diciamo. Una succursale della Juve. Franco Ceravolo ha portato grandi giocatori. Poi invece avete dimostrato che volevano tutti, no? Che avrebbero voluto tutti, quindi diciamo la verità, facendoci anche ottenere dei risultati. Poi quando fummo costretti, tra virgolette, a camminare da soli, abbiamo valorizzato le risorse di Ursino, che avevamo... La vita è fatta di la storia, l'allievo quindi... adesso è più bravo del maestro. Ma infatti l'altra volta quando tu hai intervistato, hai fatto una domanda tu a Gianni Vrenna, che era al telefono, e lui ha visto quando ha detto, poi stiamo dimostrando che anche da soli possiamo fare calcio, certo. A Crotone. Sì, questi perché ultimi anni sono stati, esatto, eravamo un po' etichettati, sì, però c'era anche tanta invidia, perché certo, i giocatori più bravi arrivavano da noi, Gastaldello, Mirante, certo. Scusi, Paro. Concò, Paro, non erano giocatori. Però in effetti poi quando fummo costretti a camminare da soli abbiamo fatto, direi, molto bene in questi anni. Dobbiamo fermarci, ultimo stop and go e poi proseguiamo dritti proprio verso la fine con la Serie D. A tra pochissimo. Giovan Battista Spadafora, l'arte orafa per eccellenza, partner Harrods Londra. L'Università Telematica Niccolò Cusano garantisce l'iscrizione in qualsiasi mese dell'anno, riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso altri atenei, orientamento nel percorso di studi grazie alla presenza di tutor guida che ti permetteranno di superare qualsiasi ostacolo. Vieni a trovarci a Reggio Calabria in via Palestino numero 2, zona Piazza Castello, o nelle sedi di Palmi, Messina e Vibo Valentia. Università Telematica Niccolò Cusano. Realizza il sogno della tua vita. Elsamar di Paolo Mercurio. Vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi e congelati. Vongole veraci 12,90 € al chilo. Salmone fresco 12,90 € al chilo. Gamberoni 15,90 € al chilo. Cozze pulite 2,90 € al chilo. Calamari 13,90 € al chilo. Elsamar di Paolo Mercurio. Via degli Abruzzi, Vibo Marina. Telefono 324 74 68 654.
Corri da Troni! Dall'11 al 20 dicembre i regali di Natale sono sotto costo, come il notebook HP con processore Intel Core i5 a soli 479,99 €. Troni, non ci sono paragoni. Presso Parco Commerciale L'Aquilone, strada statale 18, Pizzo Calabro. In Italia ci sono oltre 700.000 NEET. Sono i giovani che non studiano, non lavorano e non si stanno formando, iscritti a Garanzia Giovani. Eppure nell'economia di Internet si stanno creando molte opportunità. 900.000 posti di lavoro in Europa che resteranno vacanti senza cultura digitale. Nonostante questo, ben il 40% degli imprenditori ritiene che Internet non serva alla propria impresa. Sappiamo invece che fa crescere impresa ed occupazione. L'idea: fare dei giovani inoccupati i digitalizzatori delle imprese italiane, tenendo insieme innovazione e creazione di lavoro. Ministero del Lavoro, Union Camere e Google presentano Crescere in Digitale, un'iniziativa dedicata ai giovani e alle imprese che prevede un percorso formativo online gratuito, incontri locali di orientamento, supporto e tutoraggio in tempo reale per i giovani digitalizzatori, oltre 3.000 tirocini finanziati da Garanzia Giovani e, per le imprese che assumeranno i tirocinanti, fino a 6.000 euro di bonus. Questo è Crescere in Digitale, un'occasione per i giovani di inserirsi nel mondo del lavoro e per le imprese di essere accompagnate nell'utilizzo di Internet da giovani qualificati. Tutte le informazioni su www.crescereindigitale.it. Rieccoci, tutto in poco più di 15 minuti, tutto ad un fiato lungo. La Serie D, partendo dai numeri, cioè da quello che è successo nell'ultimo turno del massimo torneo dilettanti, lo andiamo a leggere insieme. E allora, Due Torri, Agropoli 0-0, la vittoria in trasferta della Reggio Calabria sul campo della Gelbison per appunto 2-0, Leonfortese Frattese 2-1, Sarnese Scordia 1-0, il pareggio del Rocella contro il Gragnano per 1-1, la vittoria importante del Rende sul Marsala per 2-0, Vigor Lamezia Siracusa, e questa insomma la gara più clamorosa, clamoroso al Dippolito direbbe qualcuno, la Vigor Lamezia che si è imposta con il risultato di 1-0, stesso risultato tra Versa Normanna e Palmese, e poi la vittoria della Cavese sulla Vibonese per 2-1. Questi risultati hanno prodotto questa classifica, la leggiamo anche questa insieme. Cavese che ha ripreso la vetta della classifica in testa a 35 punti, segue il Siracusa a 33, Frattese 32, Sarnese 28 insieme al Due Torri, 27 punti per il Reggio Calabria, 26 per la Versa Normanna e la Vibonese, 24 per la Leonfortese, 23 punti per Gragnano e Palmese, Marsala 22, Noto 21, Rende 19, Agropoli 18, Rocella 16, Gelbison 14, Scordia 11 e Vigor Lamezia 10. Sicuramente il match di cartello era quello tra la Cavese e la Vibonese, si è imposta la squadra di casa per 2-1, la vediamo subito. La Cavese torna in vetta alla classifica giocando la più bella partita dall'inizio del torneo con il montaggio di Alfonso Ceruso. Passiamo alla gara. La Cavese imposta bene la partita nella prima frazione di gioco attaccando subito la tre quarti avversaria. Al nono si porta subito alla conclusione con Varriale che involatosi sulla sinistra entra in aria e tira a rete, ma Patti intercetta e mette in angolo. Al decimo gli Aquilotti passano, De Rosa se ne va in contropiede sulla fascia destra e in prossimità del vertice dell'area grande effettua un tiro cross che, appena intercettato da Cuomo, entra in porta per l'1-0. La Cavese potrebbe raddoppiare al tredicesimo con Giannattasio che, servito da Cicerelli con un tiro da buona posizione, trova pronto Barbieri alla deviazione in angolo. Al diciassettesimo i metelliani reclamano per un calcio di rigore non concesso dall'arbitro. Giannattasio entra in aria e viene atterrato da Castaldo, ma per il signor Moro è tutto regolare. Il calcio di rigore l'arbitro invece lo concede al ventisesimo alla Vibonese per atterramento di Crucitti ad opera di Sabatucci, che nell'occasione viene anche ammonito. Dagli 11 metri calcia Cosenza che si fa ipnotizzare da Conti, il quale para bloccando a terra la sfera e salvando il risultato.
Gli ospiti provano a ristabilire le sorti dell'incontro al 31esimo con Crucitti, ma il suo tiro esce di poco a lato. Di lì a poco arriva il raddoppio per i metelliani. Difatti al 41esimo Sabatucci in aria ribadisce a rete un primo tiro di d'ancora respinto con un braccio da un difensore. 2-0 e gara a sicuro per la Cavese. Il primo tempo si chiude col doppio vantaggio degli Aquilotti. Nel secondo tempo la Cavese amministra doppio vantaggio con scioltezza e senza patemi d'animo. Al 58esimo Gian Attasio entra in aria e crea scompiglio, poi mette al centro per D'Ancora che si fa anticipare da Scoppetta al momento del tiro. Tuttavia la Vibonese dimezza il passivo nei minuti finali segnando all'86esimo la rete della bandiera con Allegretti, abile a sfruttare un errore di Galullo che svirgola la palla. 2-1 e gara riaperta in piena zona Cesarini. Troppo pochi però i minuti a disposizione dei calabresi per raddrizzare la partita. La Cavese resiste, dopo 4 minuti di recupero il signor Moro manda tutti sotto la doccia. E questa la sconfitta, ai noi, della Vibonese sul campo della Cavese, forse insomma un po' preventivabile, no? Proprio questa sconfitta, anche se la Vibonese, e l'abbiamo visto da queste immagini, meritava forse qualcosa di più. Peccato per quel rigore, no? Che poteva riaprire la partita. Dal mio punto di vista, diciamo che per la Vibonese questo è l'anno dei rimpianti, perché comunque ogni domenica perde occasioni, è in vantaggio di due reti e poi si fa pareggiare 2-2, e sbaglia calci di rigore, è in vantaggio in altre partite e non riesce a vincere, cioè non... Vuol dire che manca qualcosa. A me dispiace anche vedere che un giocatore molto importante, quale Allegretti, capocannoniere di questa squadra, il giocatore che realmente si mette molto in evidenza, come Dadalt, come Cuomo, come Seraniti e come tanti altri, però non gioca dal primo minuto, mi dispiace enormemente, rispettando sempre quelle che sono le scelte degli allenatori, perché poi gli allenatori conoscono meglio di noi il lavoro della settimana, però... Avere un giocatore di qualità e non metterlo in campo sempre dal primo minuto, dal mio punto di vista, è un peccato. E invece, insomma, non sta sbagliando, almeno stando proprio ai risultati, non sta sbagliando partite il Reggio Calabria, che è andato a vincere a Vallo della Lucania per 2-0 contro la Gelbi, sono guardate. E sono sei risultati utili consecutivi, terza vittoria nelle ultime 4 gare, la seconda di fila in trasferta. L'ultima, sconfitta contro la Frattese, è ormai lontanissima. Reggio Calabria oggi a tutti gli effetti una delle formazioni più in forma del torneo. I ragazzi di Ciccio Cozza affondano la Gelbison, sempre più in caduta libera, con una partita forse la più convincente, lontano dal granillo. A Vallo della Lucania funzionano le strategie di mercato, gli ultimi 3 innesti hanno dato il loro contributo, ma a pesare sul tabellino sono i senior, De Bode e Zampaglione, autori dei 2 gol che regalano i 3 punti al gruppo Maranto. Regina che chiude il primo tempo sullo 0-0, la svolta poi arriva nella ripresa quando De Bode suona la carica nei primi minuti e Zampaglione chiude la contesa nel finale. Sono 8 adesso i punti che separano il team dello stretto dalla vetta, 4 in più rispetto a quello che aveva previsto Ciccio Cozza, ma al termine del girone d'andata c'è ancora una partita. Silvio, ripartiamo proprio dall'ultima frase, no? del servizio. Sono 8 adesso i punti, la rivediamo anche in classifica, sì, che separano il Reggio Calabria dalla vetta della classifica. Se vogliamo 4 in meno, si diceva anche nel servizio, rispetto a quelle che erano le previsioni di Ciccio Cozza, che tra l'altro aveva annunciato qui in questo studio. Diceva alla fine del girone di andata, secondo me il Reggio sarà 3-4 punti appunto distante dalla vetta. Cioè sono 8, ma c'è una partita ancora che manca. E quindi ha sbagliato pure questo. Sbaglia questo pronostico, diciamo. Più o meno, se vince sono 5. Allora, punti, per il blasone che ha la Regina, non può stare a 8 punti dalla Cavese, insomma. Almeno stare lì dove sono adesso il Siracusa e la Frattese, insomma, no? La squadra adesso ha preso, secondo me, 2 giocatori importanti di categoria. Cioè Cane, l'ex Vigor Lamezia, esterno basso, farà anche l'alto, insomma non male. Foderaro, che in questi ultimi anni si sta dove squadra che va, insomma, si sta comprando sempre molto bene, Marco Foderaro, quindi che è un esterno alto a destra. Poi c'ha davanti Tiboni e Zampaglione. Cioè, secondo me, in Serie D, un campionato penso che sia il più difficile di tutti, forse anche della Serie B, perché comunque vince solo la prima.
i playoff non sono playoff. Tra l'altro adesso con il blocco dei ripescaggi, giusto, si farà una graduatoria, ma purtroppo non... Sarà quindi praticamente infatti quando sento parlare puntiamo al quinto posto, al quarto, al terzo. Capito? No, ma la speranza, lo sai qual è la speranza? La speranza è quella, prima di tutto, che il prossimo anno la Regina, cioè il Reggio Calabria, si ritorni a chiamare Regina. Sì. La speranza è che comunque in Lega Pro il prossimo anno ci possono essere dei posti. Allora... E allora cercare di fare un ripescaggio in questa maniera. Ecco, questo è, penso che sia l'importante, arrivare più in alto possibile. Però cercare di fare andare a prendere punti. La prima posizione mi sa un po' difficile. Gualtieri, che effetto le fa vedere la Regina in Serie D? Non è una bella cosa. Non è una bella cosa, mi dispiace molto per la Regina, per la piazza, perché è una piazza che ha fatto 9 anni di Serie A, e ha portato 25.000 spettatori allo stadio. Certo. Quindi, e poi per Lillo, perché è un amico personale, mi dispiace proprio anche per lui dal punto di vista anche personale. Anche oggi quanti abbonati hanno? Hanno parecchi, sì, abbonati. Ma la Regina... 4.000 abbonati più 4.000 abbonati. No, ma le piazze, ma tutte, no, le piazze in Calabria hanno potenzialità, perché anche Catanzaro è una piazza, ha dimostrato di poter portare 15-20.000 spettatori a Cosenza. Io auguro veramente a tutte le squadre calabresi, perché hanno potenzialità di arrivare più in alto possibile. La Regina in particolare, ripeto, mi dispiace molto per Lillo Foti, per Reggio, per la piazza, perché sicuramente merita ben altro, ma io sono convinto che la Regina risalirà alla china. In chiusura dobbiamo dare anche i giusti meriti alla Vigor Lamezia, sicuramente ha centrato il successo più clamoroso della giornata battendo l'ormai ex capolista Siracusa. Guardate come. Clamorosa al Dippolito. Lo stadio lametino gioca un brutto scherzo alla capolista Siracusa, facendo sorridere di gusto la Vigor Lamezia, cenerentola del torneo. Nel match, testa coda della 18ª giornata, a sbandare sono i siculi e il merito è tutto della formazione biancoverde. I lametini stordiscono la corazzata del campionato pressandola a tutto campo e il Siracusa crolla già dopo 15 minuti quando Malerba svetta più in alto di tutti, deviando una punizione calciata da Giannusa e fa l'1-0. Sugli spalti neanche i tifosi di casa ci credono. Gli uomini di Sottil accusano il colpo, provano la reazione, ma le azioni degne di nota le costruisce solo la Vigor. Al 21esimo Fioretti sfiora il raddoppio con una gran girata. Nella ripresa sale in cattedra Marino, portiere di casa, che sbarra la strada prima a De Zai e poco dopo a Barbiero. Al 41esimo Siracusa ancora pericoloso su palla inattiva con un altro colpo di testa di Testardi che sorvola la traversa. E in pieno recupero ancora Marino protagonista. L'estremo biancoverde si supera sulla conclusione a botta sicura dell'ex. Lucas Longoni al triplice fischio esulta la Vigor alla seconda vittoria di fila in casa, oggi ad un passo dallo Scordia a 4 dalla Gelbison. Quanto può crederci la Vigor, secondo te, Maurizio? No, il risultato di ieri vuol dire che ci crede. Fa piacere, a me fa piacere, perché vedi, dopo tutto quello che è successo alla Vigor Lamezia, vedere questa squadra con pochissime risorse economiche, con poca gente allo stadio, però vedi, le motivazioni, l'attaccamento, l'amore, il cuore, la grinta, la determinazione, vincere contro la capolista, questo fa capire che nel calcio vero, cioè, il risultato non è impossibile pronosticarlo, perché nel calcio vero realmente ogni partita è difficile. Sicuramente il Siracusa è nettamente più forte della Vigor Lamezia, però ieri ha vinto la Vigor. Hanno vinto sicuramente le motivazioni. No, vorrei dare dei meriti al loro allenatore, Antonio Gatto, che veramente contro tutto e tutti, con tutto quello che hanno passato e che stanno passando, sta tirando fuori da questi ragazzi. C'è gente del 99, del 98. Il 200%, il 500%. Sì, veramente tutto quello che hanno in corpo, perché comunque, no, a parte l'inizio un po' così balbettante, poi dove stanno giocando stanno dando prova di veramente attaccamento alla maglia. Il problema qual è? Il problema è che questa campionato della Vigor si gioca su due fronti. Uno è quello societario, che non dà per il momento, dà sempre fumate nere. E poi il discorso dei deferimenti che speriamo non arrivino, però pesano come una spada di Damocle. Per il resto, complimenti ai ragazzi e al loro allenatore. Chiudiamo il cerchio proprio in Serie D, poi ultimissime battute. Questo è il prossimo turno nel massimo torneo
dilettanti. E allora sarà Agropoli contro Aversa Normanna, Gragnano Leon Fortese, Scordia Roccella, Siracusa Rende. Insomma, staremo a vedere quello che farà il Rende proprio di Trocini, che, aperte e chiuse parentesi, l'abbiamo visto anche prima, ha conquistato una bella vittoria dopo tanto tempo proprio nell'ultimo turno. Frattese Cavese, Noto Gelbison, Palmese Sarnese, Reggio Calabria Due Torri e Vibonese Vigor Lamezia, il derby, e staremo anche lì, insomma, a capire a ciò che succederà e soprattutto quello che accadrà a Luigi Razza tra queste due squadre, la Vibonese e la Vigor, con una Vigor che riuscirà a battere addirittura. Sono la prima partite in interessanti, comunque c'è questa Frattese Cavese, c'è Regina Due Torri, tanti scontri Due Torri diretti, tanti scontri è una diretti. Squadra che soprattutto subisce realmente pochissimi gol, la stessa Vibonese Vigor, insomma un bel torneo dove, ripeto, sotto l'aspetto tecnico c'è poco, sotto l'aspetto agonistico sicuramente c'è tanto. Magnifici 5, insomma, dobbiamo chiudere, Maurizio, proprio. No, i Magnifici, io volevo chiudere col Crotone perché volevo chiedere a Salvatore Gualtieri un aggettivo su Juric, Salvatore, su Gianni Venna, Raffaele Lenna e Peppe Orsini. Complimenti al grafico che ha fatto, all'ideatore. Ai grafici, abbiamo un comparto grafico abbastanza numeroso. È una squadra bella, qualità. No, grazie. Un aggettivo... in uno solo è difficile, te ne posso dire anche più di uno per ognuno. Cinque, diciamo. Ne vogliamo cinque. Dico Juric, visto, vado in ordine perché sopra. Juric, aggettivo grintoso, e questo lo sappiamo, grintoso e strepitoso, come sta dimostrando, è intelligente. Ivan è una persona intelligente, quindi per Ivan sicuramente grintoso, strepitoso, intelligente. Gianni Vrenna è saggio, riflessivo e concreto. Tu lo conosci e vedo che sei d'accordo. 4-4-2. Gianni è proprio... Sì, diciamo che si completano un po'. Gianni sono diversi con Raffaele. Sono diversi. Raffaele tutto l'attacco. Raffaele è entusiasmante, positivo, lo conosci. Sì, è così. Sì, il modulo di Raffaele, sì, diciamo 3-3-4. Che è 2-3-5. 1-10, tutti avanti. No, Raffaele è sicuramente... Coinvolgente, entusiasmante, positivo. E poi Ursino è unico, è un mito, quindi mitico, unico, è una persona vera. Mi viene in mente un aggettivo, è onesto, persona onesta, uno veramente una persona vera. E Gualtieri? No, Maurizio. Gualtieri non lo posso dire Maurizio io. Lo dice. Secondo me, cioè, grande umiltà, grande professionalità, una persona molto per bene, al posto giusto, nella sua città. E rappresenta in pieno, lo vedo come un istituzionalista. Ecco. Grazie quindi a Salvatore Gualtieri, vicepresidente grazie della Crotone, vicepresidente della Lega Serie B. Grazie e buonasera a tutti, grazie. Grazie a Silvio Zizza. Ciao, buonasera a tutti. Grazie a Maurizio Insardà. Ciao Alessio, grazie. Niente, un abbraccio a tutti. Buona serata a voi tutti da Alessio Buonpasso, buon proseguimento appunto sulla nostra rete.